Lasciamo. Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio l'invito perché è una cosa ovviamente condivisa con l'associazione che fa riferimento appunto alle città della birra che è nata qui nel territorio marchigiano da un po' di anni e si occupa sostanzialmente nella valorizzazione di questo prodotto che è un antico prodotto che ha radici lontane nel tempo, però nella nostra regione ha una storia tutto sommato recente, comunque uno sviluppo importante recente, attraverso l'impegno e la scommessa anche imprenditoriale di alcune aziende artigianali prima, agricole poi, che ne sono circa una quarantina sul territorio marchigiano, che hanno voluto puntare su questo prodotto che effettivamente sappiamo bene, magari non di rispetto secondario nell'Italia rispetto al vino, però che ha preso sempre più spazio, sta prendendo sempre più spazio nel gusto degli italiani. Quindi una volta si parlava, no, di birra, soprattutto riferendosi ai tedeschi, agli austriaci, ai cechi, oppure all'irlandese, che è più una tradizione, diciamo, del centro-nord della nostra Europa, però negli ultimi anni abbiamo visto che oltre poi tra l'altro alle classiche etichette nostrane che esistono da un po' di tempo, però si è sviluppata anche questa imprenditoria, diciamo, locale. Quindi sappiamo bene che l'enogastronomia, la gastronomia, qui si parla di aloturismo, giusto? Quindi legata alla birra, sono delle ormai diciamo tutto ciò che fa che ruota intorno al cibo o al bere è anche tra l'altro un ottimo strumento di attrazione turistica e di narrazione del territorio. La Regione Marche per questo ha fatto una legge nel 2020, quindi recentemente, sulla valorizzazione della birra, della produzione della birra marchigiana, ne ha fatta una anche una legge sulla valorizzazione del vino, l'enoturismo, sempre a scopi turistici. Recentemente, anche se ancora non l'abbiamo portata in consiglio, ma è passata in giunta, un'iniziativa che ho fatto io poche settimane fa anche sull'olio, e quindi parliamo anche di olio turismo. Faremo anche una legge sulla pesca sportiva legata al turismo, perché? Perché appunto sono delle occasioni importanti per creare, diciamo, un indotto e creare un movimento anche turistico, perché poi si sposano anche molto bene con iniziative di festival o altro, quindi serve anche come animazione del territorio. Poi molte di questi birrifici, non tutti, sono presenti nelle aree interne dell'entroterra, quindi però diciamo la maggior parte, mi sembra una buona parte, quindi è un valore comunque aggiunto anche di promozione di quel territorio che la Regione Marche anche attraverso la legge sui borghi sta cercando di promuovere in diverse, diciamo, diversi aspetti, sotto diverse norme. Quindi, ecco, ci sono tutte le condizioni, gli ingredienti, proprio per utilizzare un termine legato anche alla birra, ci sono tutti gli ingredienti affinché ci sia un futuro interessante per la birra nelle Marche. Ora sentiamo come è stato realizzato questo progetto da parte dell'associazione che ha ovviamente intercettato un fondo, un bando regionale proprio di valorizzazione delle birre. Vi dico che vi do come notizia che stiamo costruendo un progetto, a prescindere dal bando, a prescindere dalla legge, un progetto legato in modo particolare al vino a giugno di promozione turistica, però per la prima volta abbiamo deciso di unire anche la birra alla promozione del vino. Tra l'altro,
lo abbiamo già fatto, scusate, quindi è la prima volta, è la, diciamo, è la prima volta inteso come fiera, però già l'abbiamo fatto adesso, recentemente, un mese e mezzo fa, con il progetto Dalla Vigna alla Tavola, progetto che per il secondo anno, si sviluppa il secondo anno, era legato esclusivamente al vino, tant'è che il nome stesso Dalla Vigna alla Tavola è abbastanza esplicito. Per la prima volta quest'anno sono stati anche coinvolti i birrifici, quindi in pratica in questo progetto dove le cantine partecipavano a dei progetti condivisi con i ristoratori, con i produttori di prodotti della terra, prodotti agricoli, in momenti di veramente esaltazione, diciamo, generale di sensi attraverso la mensa, e per la prima volta sono stati oltre i vini, sono stati anche inseriti come elementi trainanti proprio di vino. Presentatevi, prego. Grazie Assessore. Briccia Giovanni, Sindaco del Comune di Monteporzio, Luca Marcelli, coordinatore della Città della Birra, Associazione Città della Birra. Luca, aiutami, siamo partiti nel 2018? Sì. 2018, sì. Quindi eravamo 8 comuni che hanno fondato l'Associazione Città della Birra, 8 comuni in cui avevano sul territorio birrifici artigianali, no? Quindi siamo partiti da lì, l'unione tra l'imprenditoria che c'è nel posto, in questo caso della birra, poi so che l'assessore è esperto di birra irlandese, no? No, vabbè, esperto, no, non esperto, no. Esperto, però sono stato un fruitore della Guinness per anni. E non quindi ecco, l'unione tra i borghi, quindi come diceva l'assessore, gran parte dei birrifici sono sull'entroterra, quindi no, la valorizzazione anche appunto di borghi meno soggetti a flussi, diciamo, turistici. E da qui insomma la partecipazione a due bandi poi sono usciti della regione, no? Luca, se non sbaglio, la prima cartina che hai tu, in cui eravamo 8 comuni, poco più, adesso che siamo arrivati a 21 marchigiani più due che sono un umbro e un abruzzese, quindi in totale di 23 comuni e birrifici quindi associati. Mi ricordo all'inizio con la realizzazione del logo, il contest che facemmo online, no, per realizzare il logo Città della Birra, quindi il nuovo assessore che è venuto, avevano partecipato più di 100, quindi grafici che avevano partecipato al contest, in cui avevamo fornito delle linee guida, no, quindi richiamo alla birra, richiamo all'Italia e richiamo a quello che è poi il bicchiere, quindi la parte più gioiosa, diciamo, no? E da qui poi insomma ecco la realizzazione di video specifici relativi ai borghi e ai birrifici, quindi associando fondamentalmente i comuni, le amministrazioni con le attività che sono in essere sul territorio, quindi abbiamo avuto un buon riscontro dai birrifici, insomma, che hanno avuto piacere di realizzare questi video. Così possiamo anche, no, passare alla fase della pubblicizzazione, della pubblicazione dei video stessi, così come la realizzazione del sito internet e della mappa nuova, insomma, il sito che racchiude tutto quello che abbiamo, diciamo, sviluppato. Ottima anche, no, il riferimento dell'assessore al fatto che associerete quindi birra, vino e prodotti tipici locali, perché ad esempio nel video di Monteporzio noi abbiamo la nostra salsiccia d'eco, no? Che in realtà è una salsiccia cotta nel vino, no? Quindi cosiddetta nella manifestazione di Sant'Antonio, però in realtà si abbina molto bene anche al bicchiere di birra, soprattutto se è artigianale e ancora di più se è agricolo, quindi, no, in cui si fa coltivazione. Noi ad esempio, oltre ad Angeloni sul nostro territorio, che lavora sul nostro territorio, abbiamo anche Oltremondo, Birrificio Oltremondo, che coltiva addirittura il luppolo, no? Quindi ha diciamo tutta la filiera al suo interno, ecco. Questo è un po', Luca, se vuoi, sì, più nel dettaglio. Allora, io magari prima, se sei d'accordo, farei vedere il video promo, se l'assessore è d'accordo, che un po' spiega anche il progetto promo. Grazie. Poi magari entriamo nello specifico. Sì, sì.
Siamo su una collina a 535 metri sul livello del mare. Non solo passeggiate in montagna. Tra i vicoli del centro storico. Abbiamo delle eccellenze enogastronomiche. Ci sono numerosi monumenti. Vi invitiamo a visitare il nostro paese. Costruito intorno al XII secolo. Offerta culinaria molto molto interessante. Ci vuole il filetto di maiale o il culaccino. Del burro. Del brodo vegetale, va bene. E viene cotto nel vino bianco. A metà cottura lo possiamo sfumare con una birretta che gli dà un po' quel profumo di buono. Potete degustare questa polenta con un ottimo calice di birra dei nostri birrifici artigianali. Nonostante la piccolissima produzione, facciamo 6 tipi di birra. Produciamo 2 linee principali di birre: orzo, luppolo e acqua. Caratterizzata anche da spezie, quali buccia d'arancia. Una nota molto fruttata e in bocca anche molto agrumata. Il comune fa parte dell'Associazione Nazionale Città della Birra. E come dice Homer Simpson, tutti noi abbiamo bisogno di credere in qualcosa. E io credo che mi farò una birra. Salute. Chi? Bene. Birra. Campa 100 anni. Bene. Ringrazio l'assessore e la Regione Marche per averci ospitato oggi per la presentazione del progetto Città della Birra. Già tanto è stato detto, cercherò di essere il più veloce possibile per farvi una buona narrazione storica dove siamo arrivati, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati e quello che naturalmente vorremmo fare con questo progetto. Come ha detto prima Giovanni, vicepresidente, l'Associazione Nazionale Città della Birra è un'associazione che nasce nel 2015 nelle Marche ad Apecchio, e infatti il sindaco d'Apecchio è il suo presidente. Oggi è presente anche l'assessore del Comune d'Apecchio, Massimo Cardellini, che è anche delegato per il Comune d'Apecchio per l'Associazione Nazionale Città della Birra, e all'inizio nasce mettendo insieme quei primi 7 comuni che sono stati un po' antesignani e che hanno voluto condividere la progettualità del Comune d'Apecchio, investire sul turismo della birra, andando a creare però un'associazione nazionale di comuni, perché la cosa importante è che da sottolineare che l'Associazione Nazionale Città della Birra è un'associazione che mette dentro imprese, mette dentro comuni, quindi ha la stessa valenza, tra virgolette, dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, Città del Vino, anche facendo riferimento a quello che diceva prima l'assessore. Si è poi sviluppata grazie a un primo intervento della Regione Marche, nel quale fu realizzata la prima emissione della mappa, dove appunto c'erano i primi 8 comuni che avevano partecipato al progetto. Poi con un secondo intervento abbiamo realizzato la seconda versione della mappa e grazie a questo intervento siamo riusciti ad allargare la rete, a mettere dentro 21 comuni, rappresentiamo tutte e 5 le province delle Marche e abbiamo creato un'unione dal punto di vista appunto turistico tra Comunanze e Apecchio, che magari sono i punti estremi della regione, quindi congiungendo il sud e il nord della regione. Come ho detto prima, rappresentiamo tutte e 5 le province, quindi Ascoli, Fermo, Macerata, Ancona e Pesaro Urbino, che c'è la rappresentanza più importante perché anche il numero di birrifici più importante dell'intera regione. All'interno della mappa, che è divisa in 2 parti, si trova la mappa della regione, una piccola introduzione su chi è l'Associazione Nazionale della Birra, chi è l'Associazione Marche di Birra, che invece è l'associazione di produttori che ha collaborato per la realizzazione della mappa, e soprattutto spieghiamo che cos'è il progetto Storia della Birra della Regione Marche. Dall'altra parte invece sono tutte delle informazioni storiografiche e legate anche a quindi luoghi e monumenti da vedere, eventi a cui partecipare e soprattutto anche l'aspetto gastronomico che noi abbiamo valorizzato, da gustare tutti quanti i comuni che fanno parte della rete. A fianco a dei comuni troverete anche, se, anche come il caso di Candiano, ad esempio di Corinaldo, ulteriori certificazioni che il comune ha, come in questo caso la bandiera arancione e borghi più belli d'Italia, perché noi è importante anche far capire anche la validità di certi borghi e se hanno anche dell'identità di poterle in qualche modo valorizzare nel migliore dei modi.
La mappa è stata realizzata in 30.000 diciamo, numeri, pezzi, e verrà distribuita presso gli uffici informazione e accoglienza turistica grazie al connubio con la Regione Marche, e soprattutto verrà distribuita presso i comuni che fanno parte della rete. E soprattutto all'interno della mappa è presente una delle grosse novità del progetto, che è il passaporto della birra artigianale, perché legato alla mappa abbiamo realizzato anche la versione digitale, che purtroppo era fortemente mancata nella prima esperienza, perché nella prima esperienza avevamo solo realizzato la mappa perché le somme a disposizione erano limitate e non eravamo riusciti a realizzare un progetto online. Quindi siamo invece adesso contenti di aver unito proprio il progetto e integrarlo. Quindi questo è il nuovo portale che presentiamo oggi, l'anteprima, è andato online stamattina alle 7:30, che si chiama appunto Le strade della birra, che è la somma del nostro progetto, e tramite il portale il turista potrà scaricare il passaporto. Quindi il passaporto della birra artigianale, che cos'è, cosa vuole fare? Vuole creare una rete dei comuni, dando dei vantaggi ai turisti che si recano all'interno dei 21 comuni. Quindi non solo troverete non solo i birrifici artigianali, ma tutta la filiera turistica che riguarda il comune, quindi ristoranti, strutture ricettive, musei, che danno la possibilità al turista, quindi che si logga al sito, mette i suoi estremi, scarica il passaporto nella sua versione digitale, di poter andare presso delle strutture convenzionate e ricevere uno sconto economico, un vantaggio. Siamo contenti perché questo è un progetto che ad oggi in Italia nessuna regione ha realizzato, quindi le Marche, lo possiamo dire anche con molto orgoglio, è la prima regione italiana ad investire sul turismo della birra e soprattutto sulla legge regionale, con un articolo appunto che valorizza e promuove il turismo brassicolo, e nessun'altra regione l'ha fatto, quindi però possiamo dire che siamo appunto i primi. Quindi oltre al portale, che poi magari se volete vi diamo i riferimenti e potete naturalmente navigarci, che volutamente al momento contiene solo pochissime attività convenzionate, perché appunto oggi aspettavamo la presentazione e poi da qui a fine mese riempiremo il portale, quindi dando vantaggio anche ai privati. Abbiamo realizzato dei video di promozione dei 7 comuni che hanno creato l'associazione. Prima avete visto un promo, se siete d'accordo farei vedere un altro video che è legato al comune di Serra Sant'Abbondio. Siamo a 536 metri sul livello del mare, alle pendici del Monte Catria. Benvenuti a Serra Sant'Abbondio. Siamo nella provincia di Pesaro Urbino, un piccolo paese dell'Appennino Umbro marchigiano che ha una grande tradizione di poesia e cultura. Abbiamo una grande stagione culturale con il teatro all'aperto, abbiamo appunto serate dedicate alla poesia, su tutte le altre manifestazioni la più importante è il Palio della Rocca. Questa festa apre la stagione gastronomica. Poi una peculiarità molto forte è il monastero di Fontavellana. Benvenuti nel monastero di Fontavellana, un monastero millenario. Oggi noi siamo 8 monaci in questo monastero, preghiera e lavoro. Questo monastero è stato per secoli al centro dello sviluppo di questo territorio. I monaci di oggi gestiscono principalmente una foresteria. Questo monastero ha anche un'antica farmacia. Ancora oggi questo monastero quindi è una meta di pellegrinaggio. Tra le grandi persone che hanno vissuto a Fontavellana c'è stato anche Dante Alighieri per un periodo breve, ma quello che è bastato per conoscere bene questo luogo, citarlo nella Divina Commedia, nel canto 21esimo del Paradiso. La biblioteca che potete vedere è proprio dedicata a lui. Non dimentico di ricordare anche la presenza di Guido d'Arezzo, che ha inventato il pentagramma, che ha lavorato
in questo scriptorium, quindi un monastero veramente inserito sul territorio. Il comune di Serra Sant'Abbondio in cui noi ci troviamo, un piccolo comune ma grande nelle proposte culturali, turistiche. Ciao, io sono Giulia e lei è Nami e vi porteremo alla scoperta di Serra Sant'Abbondio. Qui, durante l'età rinascimentale, vennero adottate nuove soluzioni formali e tecniche per adeguare le preesistenti fortificazioni medievali a causa dell'impiego sempre più comune delle armi da fuoco. E la rocca di Serra Sant'Abbondio ne è un esempio. L'esistenza della rocca fu alquanto breve, in quanto venne distrutta nel 1502 con la venuta di Cesare Borgia nel Ducato. All'interno del municipio è presente una mostra temporanea riguardo la necropoli celtica di Pian Santa Maria. Sul lato est dell'aggregato fortificato troviamo l'ingresso principale all'originaria rocca, detta Porta Santa Maria, sormontata da una torre, nota come la Torre dell'Orologio. Sotto all'attuale cimitero di Serra Sant'Abbondio è visitabile la cripta di San Biagio, uno degli ambienti più antichi paleocristiani della regione Marche. Che sono un prodotto tipico di Serra Sant'Abbondio. È un piatto molto semplice, proprio perché è antico, quindi fatto di ingredienti semplici, di cui farina, uova e preferibilmente farina integrale. Si impasta a mano e si stira a mano. Poi si taglia in un modo particolare mal tagliato. Il sugo comunque è un sugo preferibilmente con i fagioli, arricchito con carne di maiale. È un omaggio, il nome La Castellana, al Palio della Rocca di Serra Sant'Abbondio. Ogni birra che abbiamo prodotto è, diciamo, un omaggio al castello che partecipa a questa manifestazione. Attualmente siamo in produzione con 5 tipologie di birre. Abbiamo Leccia, che è una Belgian Ale, abbiamo Sant'Onda, che è una Red Ale, abbiamo una rossa Sant'Onda di 7 gradi, una IPA Petrara di 7 gradi, abbiamo una Blanche 6 gradi e mezzo Campietro. Infine, come fiore all'occhiello, abbiamo la nostra Poggetto, che è una Porter Brown di 6 gradi e mezzo, caratterizzata prevalentemente da malti scuri, è carica di luppolo, a retrogusto erbaceo, ha note affumicate di caffè e di liquirizia. Siamo un birrificio agricolo e a tal proposito abbiamo 10 ettari di terreno dislocati nel comune di Frontone Serra Sant'Abbondio, dove coltiviamo il nostro orzo che portiamo al maltificio Cobi, di cui siamo soci, e prendiamo appunto il malto che utilizziamo nel nostro processo di produzione del birre. Come dice Homer Simpson, tutti noi abbiamo bisogno di credere in qualcosa e io credo che mi farò una birra. Salute! Chi beve birra campa 100 anni. Lo slogan naturalmente chi beve birra campa 100 anni non l'abbiamo coniato noi, ma Renzo Arbore fece una famosa campagna pubblicitaria e l'abbiamo voluto riutilizzare perché è molto bello. Quindi dal video si evince quella che è la nostra idea del turismo della birra, come la birra è l'attrattore principale, ma poi c'è tutta la scoperta dei luoghi, soprattutto dando molto spazio all'aspetto culturale, che è fondamentale per noi, e all'aspetto gastronomico. Quindi
Sì, la birra, però c'è tutto un palinsesto intorno che porta poi il turista ad avere una visione più completa e non parziale del territorio, dandogli molte più diverse possibilità. Il passaporto nasce appunto per permettere al turista che vuole visitare uno dei nostri borghi di dargli dei vantaggi. Quindi il passaporto è scaricabile gratuitamente, non vale nulla, si iscrive al sito, quindi lo può utilizzare sia nella versione digitale che nella versione cartacea, dove c'è un QR code che lui dovrà presentare all'esercente, l'esercente lo scarica e automaticamente si attiva la promozione. Poi ogni esercente decide la promozione in modo autonomo. Chi può fare, non so, 3 euro di sconto su una degustazione, o chi magari può fare 5 euro di sconto su una camera. Noi lasciamo ampio spazio naturalmente ai privati di poter realizzare la loro scondista in maniera autonoma. Abbiamo già fatto un primo incontro con gli operatori, diciamo, economici della filiera del turismo, e sono entusiasti del progetto, perché appunto entrare a far parte della rete per loro significa anche fortificare la loro presenza e avere maggiore visibilità. E poi è soprattutto per noi molto importante il discorso del QR code, perché ci permette la tracciabilità di chi utilizza il passaporto. Noi riusciamo tramite il QR code a capire quanti utenti poi si iscrivono al portale, lo scaricano, ma poi soprattutto quando lo utilizzano, così a fine anno possiamo fare anche una statistica dell'impatto che ha avuto questo progetto sul territorio. E quindi ad oggi i video sono solo sui primi 7 comuni, adesso speriamo anche con la collaborazione della Regione Marche di poter ampliare anche la parte comunicativa per gli altri comuni restanti, perché la rete ad oggi si compone di 21 comuni, quindi sono alcuni che i video non li hanno, e speriamo, grazie alla collaborazione con la Regione Marche e il vostro ausilio, di poter realizzare questo progetto che, sarò monotono, ci tengo a dirlo, ma è l'unica regione d'Italia ad aver realizzato un progetto del genere sul turismo della birra. Quindi si può dire che il turismo della birra parte dalle Marche, lo possiamo dire con orgoglio, e ringraziamo l'assessore e la struttura della Regione Marche. Non so se Massimo Cardellini, che ci sente, che è del comune da Pecchio, se è d'accordo, assessore, se vuole dire qualcosa. Mi sentite? Sì, sì. No, io mi limito. Buongiorno a tutti, grazie della disponibilità che l'assessore della Regione Marche ci ha dato. Io mi limito, chiaramente è già stato detto tutto, ma mi limito, ecco, in una conferenza stampa, oltre a presentare il progetto, è il momento dei ringraziamenti. Chiaramente porto il saluto del sindaco di Apecchio, Vittorio Alberto Nicolucci, anche presidente dell'associazione Città della Birra, e è dovuto essere, chiaramente non è stato presente per motivi di lavoro, e mi limito, come ho detto prima, a ringraziare, vorrei ringraziare personalmente Luca Marcelli, che ha seguito fin dall'inizio questo progetto e per averlo ideato, è stato, insieme a lui ci abbiamo lavorato ormai da anni, e quindi veramente siamo alla fine di uno step, ecco, abbiamo completato uno step per aprirne un altro, quindi grazie Luca. Grazie al Presidente e a tutta la struttura dell'Associazione, perché ci hanno creduto e quindi hanno saputo gestire questa fase di aggregazione dei comuni. Siamo partiti da 8, come è stato detto, e siamo arrivati a 21, e il nostro auspicio è quello di ancora di unire altri comuni. E un ringraziamento a tutti i sindaci dei comuni chiaramente aderenti, quelli vecchi, quelli della prima fase, che siamo partiti da 8, e quelli chiaramente nuovi, ma un ringraziamento particolare, vedo presente il dottor Cecconi, che c'è stato molto di supporto fin dall'inizio, quindi anche per averci non solo supportato ma anche sopportato, quindi un ringraziamento va particolare, ecco, alla struttura della Regione Marche rappresentata dall'assessore e dal dottor Cecconi. Come ho detto prima, ecco, siamo partiti in 8 e abbiamo fatto un grandissimo lavoro di aggregazione, ci abbiamo investito tanto, e questo è un progetto che, come ha detto anche Luca Marcelli, può non serve solo chiaramente a vendere birra, noi non vogliamo vendere birra, ma rappresentare il territorio marchigiano attraverso la birra, quindi vogliamo far conoscere tutto il territorio, diciamo, a 360 gradi. E ha un grandissimo potenziale, e mi rifaccio alle parole che ha sempre di Luca, quello che la Regione Marche è, diciamo, può essere capofila di un progetto nazionale. Oggi possiamo dire che il turismo della birra inizia dalla Regione Marche, quindi secondo me, attraverso l'ANCI, attraverso anche tutta la struttura politica che abbiamo a disposizione, possiamo veramente arrivare a essere capofila di un progetto nazionale, e possiamo veramente fare la differenza e differenziarci, perché questo progetto, attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, veramente può funzionare e portare grandissimi risultati.
È un progetto molto originale, un progetto che comunque aggrappa, diciamo, non solo, non è solo giovanile, ma comunque può essere per tutte le età, quindi un progetto a 360 gradi. Ecco, rinnovo i ringraziamenti, rinnovo i complimenti a chi ci ha lavorato e mi auspico appunto, ecco, che la Regione ci stesse vicino, perché veramente si può fare la differenza. Grazie. Io, se posso, vorrei dire un'ultima cosa, assessore, che sta per uscire a maggio il rapporto sul turismo gastronomico che ogni anno viene presentato nel mese di maggio. Noi conosciamo naturalmente chi l'ha redatto e ci siamo fatti dare alcuni numeri importanti sul turismo della birra. Vi cito velocemente: un quinto dei viaggiatori ha visitato un birrificio, ha partecipato a un evento legato alla birra, e due terzi degli intervistati considera fondamentale l'abbinamento tra le birre e i piatti del luogo, e il 59% desidera partecipare a tour organizzati tra birrifici. Quindi, se questi sono gli auspici, il nostro progetto permetterà a tutti i viaggiatori di poter realizzare i propri sogni, quindi lo ritenevo un dato importante da dare anche alla stampa. Scusatemi. Vabbè, io in conclusione, già abbiamo fatto la premessa, in conclusione questo aspetto della diciamo, valorizzazione del territorio attraverso diciamo, un abbinamento, anche perché mi sembra, io vedendo i video mi veniva sete, poi fame, poi di nuovo sete, quindi diciamo funziona. Allora, a parte le battute, però è ovvio che, lo dicevamo anche prima, che oltre la parte di attività imprenditoriale, economica, perché comunque abbiamo visto e sappiamo che la maggioranza di questi imprenditori della birra sono dei giovani che comunque hanno scommesso su un diciamo settore relativamente nuovo, perché non c'è una tradizione imprenditoriale, no, legata alla birra in Italia, è marginale e nelle Marche era praticamente pressoché inesistente. Esistono, non so, birrifici, no, di tradizione o altro, di non so, forse piccole cose, ma a livello, diciamo, nazionale, di rilievo nazionale. Cioè, il primo che ha iniziato è Collesi alla Pesca. Sì, però, esattamente. Però i primi anni 2000. Esattamente, quindi insomma è una situazione giovane, cioè non abbiamo la Moretti, Poletti, no, Castello, io questo intendevo, la Nastro Azzurro, o queste, diciamo, birre di tradizione nazionale, quindi le Marche. Quindi, discorso attività imprenditoriale c'è, va benissimo, una piccola realtà perché 40 imprese. L'aspetto effettivamente importante che attraverso le strade della birra, attraverso la legge, il fatto che le Marche, quindi è la prima regione in Italia per fatto proprio una legge di valorizzazione della birra, è proprio questa volontà di legarla col territorio, legarla al territorio. L'abbiamo visto per esempio a Vinitaly con il vino, che ovviamente parliamo di dimensioni maggiori, ma per tanti motivi è inutile qui sottolinearli, lo sappiamo, però quanto sia fondamentale, no, legare dei prodotti, io sento anche parlare di piatti, che è l'altro aspetto importante. Che tante volte non è solamente, non so, il tartufo, il prodotto inteso come prodotto primario, ma è la lavorazione, la trasformazione, la cucina, è il piatto tradizionale. Noi faremo, lo posso, però non lo voglio dire perché poi magari diventa la notizia e non è questo il caso, però perché potrebbe, non dico oscurare, però noi ci focalizziamo sulla birra, però vi dico che si sta lavorando e ne parleremo un'occasione successiva, proprio sul discorso anche dei piatti tradizionali, proprio perché locali tradizionali, perché questo legame fondamentale appunto tra la gastronomia, il vino, la birra col territorio di valorizzazione è fondamentale. L'abbiamo visto, a me, dico la verità, ovviamente ho una diciamo maggiore simpatia proprio per la parte agricola, nel senso che da lì io vedo la filiera completa, no? Cioè, quando il ragazzo ti ha parlato della Castellana, come si chiama la Castellana, ti ha parlato e ha raccontato che lui ha degli ettari, che raccoglie l'orzo, lo porta, cioè lì veramente c'è un discorso di filiera, quindi è una filiera pressoché, credo, quasi completa, quasi più o meno magari qualche via va aggiunto, però diciamo tanto, una buona parte
deve di tutto il prodotto di filiera e quindi è veramente anche è più facile raccontare il territorio, perché se io vado ovviamente a Serra Sant'Abbondio e posso anche andare a vedere dove appunto viene raccolto l'orzo e da lì c'è una narrazione, tant'è che l'ha legato anche alle tradizioni locali, ai castelli, ai vari contrati, quartieri che partecipano. Quindi è bellissima anche questa parte narrativa, perché il territorio alla fine si promuove così. Soprattutto recentemente, l'abbiamo visto, il turista ha bisogno di esperienze immersive. Ha bisogno di vivere il territorio proprio sotto varie aspetti. Non si accontenta più della visita al museo, della visita guidata, brava guida turistica, dei 10 minuti a vedere reperti archeologici, lo dice uno che è laureato in beni culturali, quindi figuriamoci, non è che disprezzo o rinnego le mie origini, però comunque adesso il turista è molto più esigente, vuole delle esperienze diciamo totalizzanti, immergersi proprio nella realtà, nel mondo, nei luoghi, e attraverso i cibi, attraverso il vino, attraverso in questo caso la birra, possiamo veramente raccontare il territorio. Quindi la forza di questa, diciamo, iniziativa è proprio questa. E poi ci sarà un bando a breve, dove ovviamente è aperto e possono partecipare per vedere anche proseguire il processo. Bene, grazie. Grazie a tutti. Grazie al sindaco.